Salve a tutti ragazzi, sempre Piero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario Galaxy. Prima di iniziare vi volevo dire che ogni giorno alle 14 in punto esce un nuovo video, quindi se volete vedere tutta la serie di Super Mario Galaxy mi raccomando rimanete sintonizzati sul mio canale per quell'ora, ogni giorno un nuovo video. Oggi continuiamo nella stanza, nella camera come si chiamava, e dobbiamo fare una bella cometa ragazzi, pericolo nella galassia Giardin Ventoso. Facciamo quella perché ci interessa abbastanza fare quella. Adesso oggi forse episodio randomico, prendiamo un po' di stelle misteriose, nascoste, comete, un po' un misto di roba. Quindi arriva la cometa pericolo nella galassia Giardin Ventoso, pericolo arriva il gran roditore. Quindi il livello della talpa solo con una vita. Penso che sia semplice, insomma, adesso vedremo un attimo. Ok, come vi ricordo qui quando sbuca fuori dal terreno date una bella culata in terra in modo poi da, ecco, tipo così. Attenzione che al primo round lui inseguirà il coniglio, poi però si incazza e inizia a seguire noi, il bastardo. Quindi insomma, attenzione. Oh, da qui viene, sbuca fuori da qui. Se fate così come vedete, gli fate prendere uno spavento, ma dovete aspettare questo punto per poi seguirlo. Una bella piroetta nel culo e si rincazzerà ancora di più, gli verranno questi occhi veramente vitrei, gialli come pochi. E poi vai, vi rinsegue, attenti qui. Schianta a terra. Attenzione qui perché ritorna, un altro schianta a terra e poi pirouettina. Pirouettina, ragazzi. Finito. Facilissimo, veramente un gioco da ragazzi. Prendiamo la stella. Ok, raga. Super stella ottenuta, questa è una delle, penso, comete pericolo più facili del gioco, insomma, presumo. L'abbiamo fatta in 2 secondi senza mai morire e via, insomma, carichissimi, carichissimi. Ha tenuto la stella pericolo e arriva il gran roditore della galassia Giardin Ventoso, 52 stelle, non male. Riandiamo subito. Vorrei che ci fosse, no, la cometa qui l'abbiamo già fatta, ok. Ci sono 2 stelle però nascoste sia nella galassia Giardin Ventoso sia nella galassia Vulcano Ghiacciato. Io quasi quasi le farei tutte e due, partendo dalla galassia Giardin Ventoso, così a caso, abbastanza a caso. Andiamo, vediamo un po' di cosa si tratta. E si tratta della gravità folle del Giardin Ventoso. C'è una stella nascosta adesso, però io non mi ricordo dov'è. Guardiamo un pochino qui, magari si riesce a capire anche dall'inizio qui, dal video iniziale. No, non riusciamo bene a capire, sinceramente. Ah, ok, ho capito, raga. È quella che vi dicevo l'altra volta. Come vedete, adesso vi faccio vedere meglio con la visuale, se mi riesce a metterla. In quel pianeta lì, in lontananza, vediamo un catenaccio dorato, ovvero una palla, no, sorridente dorata. Probabilmente dovremo distruggere quella per ottenere la stella nascosta. Credo proprio che sia lì la stellona. Quindi andiamo diretti lì, non ce ne frega niente. Qui taglierò tutto, tanto abbiamo già visto nello scorso episodio, anzi, come funzionava questo tragitto, questo fiore, eccetera, eccetera. Qui moriremo probabilmente. L'unico problema di questo catenaccio è capire dove si trovi Mario Iride, perché probabilmente servirà proprio quello, il Mario Stella, per riuscire a distruggerlo, altrimenti non vedo in che modo possiamo distruggerlo. Ora vediamo un secondo. Ok, perfetto. Allora, raga, qui siamo qui, ok? Innanzitutto vi ricordo che questi massi si possono rompere piruettando nel rosso, quindi questa è una cosa importantissima da sapere. Ok, qui intanto ci creiamo un secondo, un safe spot per analizzare la situazione e prendiamo anche un bel po' di astroschegge nel frattempo. Abbiamo qui. Poi c'è proprio il caratteristico rumore della stella che viene da questo coso, capito? Gli lanciamo qualche astroscheggia, vediamo se si rompe, non si rompe. Qui non saprei sinceramente come romperlo. Facendo piroetta no, non credo perché. No, non funziona, vedete? Con la piroetta non funziona. Ci sarà un Mario Iride nascosto da qualche parte. E io ho l'impressione che il Mario Iride che noi cerchiamo lo otterremo solamente se distruggiamo qui tutti questi massi rossi. Non è appunto una mia ipotesi e basta, però non lo so, proviamoci.
No, infatti era solo un'ipotesi perché abbiamo distrutto tutti i massi rossi, ma non ci ha dato assolutamente nessun potenziamento, quindi niente. Regà, non ho trovato un modo, qui ecco appunto, siamo morti, non era con la piroetta. Ho girellavo da 10 minuti, ma io credo raga che lì serva Mario Iride per forza. Ho cercato nei mondi... deve essere nel pianeta prima probabilmente Mario Iride allora, questa è l'unica spiegazione. Oppure bisogna prendere queste monete, non lo so, raga, di preciso. Cerchiamo di prendere queste monete qui, punto interrogativo, magari è proprio quello che bisogna fare. Qui, cerchiamo di prenderle tutte con calma, tanto non spariscono. Ok, qui, abbattiamo la pianta piragna. Ci sono altre cose qui sotto? No, non c'è nulla. Ok. Abbattiamo la pianta piragna, poi prendiamo quest'altra. Ma mi sa che raga danno solo a stroscheggio ste monete. Aia, ma che dove... Ma ha preso una chiave inglese svolazzante qui. Ma com'è possibile? Dai, dai, prima che ti prenda un'altra chiave inglese. Perfetto, allora. Mio, mio. Mario ride. Ah, allora raga, era veramente in quel modo. Dovevamo prendere probabilmente tutte le monete, probabilmente quel Mario Iride era... perché abbiamo preso tutte le monete, non lo so. Fatto sta che distruggiamo il catenaccio. Adesso andrò a informarmi meglio, però credo proprio per quel motivo lì, insomma. Abbiamo preso tutte le monete, punto interrogativo, ci ha dato Mario Iride. E abbiamo distrutto il catenaccio dorato e preso la superstella, raga. Ha tenuto la stella nascosta, tesoro, catenaccio dorato della galassia Giardin Ventoso, perfetto. Ok, adesso andiamo a fare invece quella nascosta nella galassia Vulcano Ghiacciato. Ed è nel primo livello montagna ghiacciata scivolosa. Vediamo qui un secondo se c'è qualche percorso alternativo. Qui bisognava semplicemente andare a battere quel boss, quindi ci sarà sicuramente lì un percorso alternativo. Qui ragazzi presumo che sempre che dobbiamo acchiappare il pinguino per proseguire, questo non credo che ci siano dubbi perché non penso che ci sia un percorso nascosto qui in questo pianetoide all'inizio. Dopo aver preso il pinguino andiamo direttamente in quell'altro pianeta. Dovrebbe esserci qualcosa qui, notiamo. Ho visto qualcosa in cima, ragazzi. Ho visto qualcosa in cima alla montagna, mi sembra. Tipo c'era anche un pratino verde, se non so se l'avete visto anche voi, per un attimo l'ho visto. Intanto riprendo il fungo energia. Ok, va bene, volevo riprendere il fungo energia, ma non ce l'ho fatta. Bene, a posto ragazzi, pure nell'acqua siamo finiti. Bene, non riusciamo a far nulla. Allora però da qui abbiamo una visuale interessante. Proviamo a mettere la visuale, raga. Allora, vediamo. Eccola ragazzi, eccola. Proprio in cima alla montagna c'è una superstella, che è la nostra superstella, perché se fosse la superstella che abbiamo già preso lì, tra l'altro c'è anche un fungo, un fiore di fuoco che non abbiamo preso però la prima volta che siamo venuti a fare questo livello, quindi il percorso è quello, dobbiamo andare verso quella direzione lì, quindi credo che questa parte la dobbiamo scalare, oppure dobbiamo prendere quella stella lancio là. Ci sta, raga, che dobbiamo prendere quella stella lancia là che vedete là in basso. Ok. Sì. Ci arriviamo da qui con un salto in lungo? Io non credo, però ci proviamo. Boh. Male, male. Ah, qui si casca di sotto proprio. Vabbè, raga, ci abbiamo provato, eh. Tentar non nuoce, dicevano, ma in questo caso sì, perché abbiamo perso una vita, però dai. Ok, proviamo a saltare qui sopra. Dai, dai, ma perché dall'altra parte hai saltato? Dai, oh, ce l'ho fatta, incredibile. Ok, prendiamo questa stella lancio qui. Oh, perfetto, proprio qui volevo andare, ragazzi. Proprio qui volevo andare, dovete andare anche voi lì. È un po' difficile quel salto, fate il salto a parete e poi ripiroettate da quell'altra direzione per riuscire a farcela, credo. Qui distruggiamo i vari pupazzi di neve, anche perché poi se no non possiamo continuare. Qui ci sono dei pipistrelli, benissimo, ci sono dei pipistrelli gelati. Ok, e qui c'è un altro pupazzo. E ovviamente serve Mario Fuoco
Quindi dobbiamo fare tutta la run con Mario Fuoco qui. Dai, dai. Dai, ma dai, ma ragazzi, ma davvero, ma perché non salti bene? Perché non salti bene? Meno male ripartiamo da qua, ma... Ok, ce la possiamo fare. Sciogliamo questo. 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 Aspettiamo un attimo, ci liberiamo del pipistrello che ci ha rotto le balle. Prendiamo l'astro schegge e aspettiamo un attimo che si riformi il potenziamento. Oh, poi distruggiamo questo pipistrello che ci avrebbe anche rotto. E poi il pupazzo. E ci sbloccherà un'altra stellina lancio. Dai, che ce la facciamo. Ok. Qui uguale, raga. Stessa cosa, bisogna distruggere i pupazzi. Sciogliere i pupazzi di neve col secchio, tra l'altro. Che sembra il birillo di VLC, ragazzi. Sembra, solo tagliata a metà. Attenzione. Ok. No, sto scheggio qui un secondo. Oh! Oh! Io riprenderei il fuoco perché ho paura che ci sia poi un altro pupazzo di neve e non me lo fa prendere. Qua qui si può scivolare? Non si può scivolare, perfetto. No, muoviti cazzo. Ok, niente paura, qui ce n'è un altro, c'è un altro fiore di fuoco, perfetto. Oh, a me sti pipistrelli, ma avete rotto, ma avete spaccato le palle, basta, ma avete rotto i coglioni, ma morite cazzo, volete morire o no? Madonnina ragazzi, che rottura, eh. Oh, un secondo, facciamo riformare il potenziamento, un attimo. Ma dai. Da qui non ci credo, che palle. Oh, ma t'ho preso col fuoco. T'ho preso con il fuoco, perché non muori? Ma perché cadi? Per quale motivo sei caduto? Eri lì sulla piattaforma. Andiamo. No, vabbè, ragazzi, ma perché succede questo? Perché succede questo? Perché? Dai, su, madonna, in chiesa, ragazzi. No, ma perché faccio così? Raga, per prendere l'app cado. Va bene. Allora, devo star calmo perché sennò poi mi agito troppo, veramente. Sto sclerando per un livello di merda facilissimo. Cioè, facilissimo, per carità, ora... Non è che è tutto facile, però comunque non sembra difficilissimo. Sto sclerando per un livello di merda, ragazzi. Assurdo. Ora, qui non lo voglio l'app, non me ne frega nulla. Fatemi solo passare, massi con la faccia paffuti. Per favore. Qui un bel salto a parete, ma poi anche qui, ma perché non si aggrappa subito, no? Deve fare per forza così il coglione. Qui i pipistrelli che mi rompono il cazzo. Madonna buona, morite tutti. Li evito, basta, mi sono rotto i coglioni. Evito i pipistrelli. Mi uccideranno probabilmente, ma io li voglio evitare. Qui evitiamo però il masso. Oh, appunto. E qui rompiamo il pupazzo. Anzi, sciogliamo, sarebbe più corretto dire pupazzo di neve. Qui se mi uccide siamo finiti. Quindi prendiamo la moneta senza morire, ti prego. Ok, e proseguiamo in qua. Qui salta a parete? Si può fare in realtà, anzi no, si può fare, si deve fare per forza il salto a parete. E lo possiamo fare anche da di qua, credo, sì, infatti, perfetto. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta, raga. Oh, ragazzi, è stato un patimento, sono morto tantissime volte. Non era difficile, però c'è stato qualcosa che mi ha un po'... Boh, mi ha fatto morire tante volte. Comunque va bene. Hai ottenuto la stella nascosta, conquista del monte ghiacciato, galassia vulcano ghiacciato. Oh,
ragazzi, ce l'abbiamo fatta, però è stato molto bello. 1017 astroschegge, niente male, ragazzi. Andiamo a fare l'ultima stella di questo episodio, che è la stellina piccolina, la galassia piccola, che è la galassia dolce arrampicata, Avellino. Questa qui probabilmente dovremo riprendere Mario Ape per arrampicarci sul miele. Spero che sia una cosa tranquilla, senza morire e rimorire. Ora va bene che le galassie saranno sempre più difficili per l'amor del cielo, anche meglio così, perché sennò poi veniva troppo facile, veramente. Era troppo facile comunque, se no. Comunque, mi sembra un po' più tranquilla. Prendiamo Mario Ape. Oh, vogliamo, ci appiccichiamo al miele qui di mille fiori. E piano piano con questo jiki 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 jiki, questo effetto sound effects incredibile, ragazzi. Ci arrampichiamo. Ah, ok, si formano anche altri alveari, stavolta mobili. Ok, molto buono questo. Io però volevo prendere la moneta, anche qua. Ok, lì c'è la stella lancio, però noi non la prendiamo perché qui c'è qualcosa sicuramente. Ci aggrappiamo, stando attenti. Qui le astroschegge formano una stella, molto carino, molto simpatico. Allora sì, si va nella stella lancio senza indugi. Olè. Tantissime astroschegge, bellissimo. Ok, secondo livello di difficoltà, qui ci sono le meteore che vi cadono in testa, quindi attenzione qui prima di proseguire. Me la sono vista brutta. Qui io direttamente farei quasi così. Supererei tutto in volo. Ole, tac. Aia, perfetto. Attenzione che se vi colpiscono, appunto, crepate all'istante, perché il potenziamento si annulla nell'istante in cui siete colpiti. E vi tocca rifare tutto da capo. In realtà no, perché ripartiamo da questa seconda arrampicata, quindi benissimo. Dai, 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 dai. Ok. Lì c'era un up, però non lo prendo, vado direttamente qui, ragazzi, perché mi cago addosso e ho paura di morire, quindi andiamo direttamente lì. Terza arrampicata, vediamo un po' che cosa cadono le meteore. Ah, ci sono gli Scarafactor. Non li abbiamo estinti tutti l'altra volta? No, ci sono ancora qui. Però stavolta non possono essere uccisi sti bastardi, perché ovviamente sono attaccati al muro. E noi, se facciamo il salto a parete, invece piombiamo in terra in un batter d'occhio. Quindi non possono nemmeno essere uccisi stavolta. Qui l'up si prende però comodamente, ragazzi, eh. Qui si vola in alto. Oh oh. Oh oh. Ok. Là. Qui è pieno, ragazzi. Qui è pieno veramente. Ok, però alla fine non era niente di così difficile e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso anche questa super stella. Incredibile. Hai tenuto la stella, sali in cima Mario Ape della galassia dolce arrampicata, galassia completata tra l'altro. Ho scoperto che quando viene la coroncina nelle galassie vuol dire che sono veramente completate al 100%, ok? Questo perché, ovviamente mi direte, Pepiaru, è logico, se c'è la coroncina ti dice galassia completata, sarà completata, no? Beh, sì, però mi sembra che in Super Mario Galaxy 2 veniva la coroncina tipo argentata se non l'avevi completata proprio al 100%, e quella dorata se l'avevi veramente completata, che avevi preso anche le stelle nascoste delle nascoste delle nascoste, proprio siccome sono 200 e passa stelle lì comunque. C'è più roba da fare in ogni singola galassia. Invece queste qui, dove viene la coroncina, ragazzi, vuol dire che le abbiamo completate sicuramente al 100%. Non ci sono più da fare livelli in quella galassia lì. Quindi vado un attimo fuori perché avevo una piccola curiosità, ma non ce l'ho più perché
Pensavo che fosse comparso uno sfavillotto ghiottone vicino alla camera, ma invece no, non c'è nessuno sfavillotto ghiottone. Peccato perché se ci fosse stato probabilmente avrei fatto adesso il livello dello sfavillotto ghiottone, ma non c'è. Quindi ragazzi, io direi di chiudere qui il video, nel prossimo episodio riandiamo nella camera e facciamo quell'altra galassia da 3 stelle. Noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando se vi è piaciuto mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate. Vi ricordo che ogni giorno alle 14 esce un nuovo video di Super Mario Galaxy. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Da Pepero Zorbetto è tutto, ciao a tutti!